cambiare per difendere gli edifici sociali, cambiare per difendere i nostri servizi educativi, sapere fare questo cambiamento con la gradualità necessaria, ma con la determinazione necessaria, che le risposte urgenti che diamo sono inserite in un percorso, e in un percorso di profonde riforme di cui questa città, anche questa città, ha bisogno. Riusciamo a dare, ma di come evitare che i nostri anziani e le nostre famiglie si rassegnino alla casa di riposo. Quindi io penso, come tanti di voi, ma lo voglio sottolineare, che una prima proposta concreta possa essere appunto quella di mettere in rete, come si dice, gli assistenti familiari, le associazioni del terzo settore, il volontariato e la famiglia, perché sia possibile, sulla base di un sistema di accreditamento fatto dal Comune, un albo per gli assistenti familiari con adeguata formazione al lavoro di cura, dare un sollievo vero alla famiglia, contrastare il familismo amorale nei fatti, perché si è troppo ipocriti a lasciare le famiglie poi da sole a sostenere il lavoro di cura degli anziani. Questo è un esempio che mi permette di dire il tipo di welfare a cui noi pensiamo, che è un welfare che è capace di praticare la sussidiarietà, nel senso di riconoscere un ruolo pubblico ai diversi soggetti che lavorano per dare una risposta alle persone, e quindi per dire che un ruolo pubblico può essere esercitato con una regia però capace da parte delle istituzioni, dal comune, dal terzo settore, dalle associazioni, dalle cooperative, dalle imprese profit o non profit. Noi non possiamo attendere l'ora X della realizzazione di un'unica ASP, dobbiamo dare un'indicazione ai direttori delle nostre ASP, ai presidenti, perché nell'attesa di un'ASP unica non si facciano atti contraddittori rispetto a un processo di unificazione e non si proceda in ordine sparso, soprattutto ad esempio per quanto riguarda il patrimonio e il personale. Quella del bilancio è una discussione che si è appena aperta, ma è una discussione che ci ricorda che la politica, quindi non solo le organizzazioni sociali, devono aprire un confronto con il commissario per cercare di evitare che i tagli voluti dal governo si aggiungano ai tagli di una gestione commissariale. E io penso che in una situazione dove i cittadini già pagano l'ingiustizia di un governo accentratore che permette 100 miliardi di evasione e oltretutto poi ci dà i tagli ai comuni, dobbiamo darci una mossa, perché la situazione non è una situazione normale, e quindi lavorare tutti per aprire immediatamente un confronto. Chiederò la cortesia di un incontro alla commissaria Cancellieri e quindi cercherò le organizzazioni sindacali unitarie e le associazioni datoriali per aprire questo confronto, per essere parte. Penso che chiunque oggi faccia politica in città si deve sentire chiamato a questo ruolo. Deve pagare di più chi più ha in questa crisi, perché c'è la crisi, ma perché è giusto. In un paese dove la progressività è stata annientata e le tasse pesano solo sui nostri lavoratori dipendenti.